Ciao a tutti i mancraftiani, benvenuti in questa puntata di The Life is Hard. Io sono Keiko XGC e oggi proseguiamo la nostra avventura hardcore su Minecraft. La versione che stiamo utilizzando è la pre-release in questo momento. Questo perché? Perché io ho registrato qualche giorno prima, il tempo di montare il video e tutto il resto, quindi ecco, una versione un pochettino meno aggiornata. Oggi cosa facciamo in questa seconda puntata? Facciamo un lago. Perché? Sì, vi starete chiedendo. Perché ho intenzione di popolare questo laghetto in futuro di pesci, di varie varietà di pesci. Allora, cosa ho fatto? Però io sto andando veloce, ho deciso di fare una piattaforma momentaneamente fluttuante di terra per poter fare una specie di ponte, ok? Poi ho scavato sotto questo ponte in direzione alla casa per un eventuale, in futuro, passaggio segreto. Ecco fatto, ho un tanto di torcia, così non ci sono problemi. Allora, dormiamo perché sarà fatta sera e ci prepariamo per andare a vedere il lago. Mi armo perché non si sa mai, potrebbe essere nemici, e infatti, poi guarda cosa trovo, uno zombie pagliaccio. Lo zombie pagliaccetto cerca di ucciderci ovviamente, ma noi ci riusciamo a ucciderlo, che siamo ormai troppo potenti. Per così dire, ecco. Usiamo la nostra arma, la nostra spada, e uccidiamoli. Poi andiamo verso gli scheletri e ecco, ti ecco lo scheletro. Il caso ha voluto che l'altro scheletro lo picchiasse. Oh, perfetto, quindi mi ha ucciso pure lo scheletro senza problemi. È sempre divertente vedere mob che tra di loro si uccidono e tu non devi fare niente. Comunque, continuando la situazione del lago, allora cosa ho fatto? Ho iniziato a buttare cati e cati e cati di acqua continuamente fino a che appunto il primo livello non fosse completato. Ho provato due metodi, ovvero da un lato ho provato a fare dall'alto verso il basso, ma ovviamente non ha funzionato, mentre dall'altra parte, quindi oltre il ponte di terra, ho fatto dal basso verso l'alto. Ovviamente il secondo metodo funziona perfettamente, mentre il primo ovviamente no. Quindi vi consiglio, se dovete fare un laghetto come ho fatto io, di partire subito immediatamente dalla parte inferiore, in modo tale che a un certo punto tra un secchio e l'altro si riempirà di acqua su vari strati e livelli, per non perdere tempo. Sempre per non farci mancare nulla, ecco che un creeper decide di volerci quasi uccidere. E per un pelo, non è finita così la partita di hardcore, per un creeper stupido e senza alcun motivo di esistere. Ma ce l'abbiamo fatta a sopravvivere, per miracolo. Dopo tanto lavoro sarebbe stato veramente assurdo, diciamo così, buttare una partita così. Comunque, non mi arrendo e continuo imperterrita a costruire questo strabenedetto lago. Noto che ci sono delle parti in cui c'è l'acqua praticamente che si muove, quindi cerco di fissare questo piccolo problema, e tra un giorno e l'altro di Minecraft riesco nella mia impresa. Ecco, in questo momento sto piazzando dei blocchi per togliere questo movimento dell'acqua, perché si vede che in quel punto in particolare non si è messa l'acqua ferma. Ecco, dopo diversi tentativi, ecco, tolgo magari l'acqua, io la piazzo il blocco da sotto l'acqua per vedere. Sì, finalmente si fa. Allora, il giorno seguente ci svegliamo e non perdiamo altro tempo, ci dirigiamo di nuovo al lago perché dobbiamo fare le ultime rifiniture. Praticamente cosa succede? Noi per ora siamo qui e cerchiamo di livellare praticamente un attimo i contorni del nostro laghetto per farli venire un pochettino più naturali, ecco. Ci dedichiamo alla rifinitura in modo tale che appunto venga bene, anzi il meglio possibile, il nostro lago, visto che considero che appunto io ci tengo particolarmente. E niente, andiamo un pochettino avanti veloce perché effettivamente questa cosa è molto, diciamo, da pignoleria. Poi allora cosa faccio? Vado a vedere praticamente l'altra parte del lago, perché un attimo per farvi vedere un attimino praticamente ho fatto questo muro, vabbè, inizialmente di terra, ok, e magari tappo appunto qualche buco che a me non piace particolarmente.
perché ho fatto questa mura, ma notare che è per di impedire i villager, ok, di attraversare queste terre, perché già me l'ha successo un paio di volte che si avvicinavano. Ho detto sinceramente non voglio che i miei villaggini muoiono così a cavolo senza motivo. Ecco, quindi pazienza, attualmente lo facciamo di terra, ci accontentiamo e facciamo tutto il contorno praticamente, proseguiamo il nostro muro, ok, che ricorda molto Attack of Titan, ma vabbè, è un riferimento puramente casuale. Niente, ho fatto abbastanza grande, una specie di mezzo cerchio, così diciamo, detta la buona, che praticamente sale e scende in concomitanza con la conformazione del terreno, del bioma. Questo è il bioma, vabbè, praticamente è più vecchio di tutti, che è il bioma pianura, quindi sono stata molto fortunata. E niente, continuo a pezzare i blocchi fino a che praticamente arrivo verso il villaggio. Piazzo quanti più blocchi possibile, per quanto appunto nel mio inventario, e a un certo punto ovviamente i blocchi finiscono. Però vi faccio vedere un pochettino qua. Questo è la base, il contorno del mio muro, ok, che si estende verso questa direzione, c'è il villaggio, e qua ancora non l'avevo neanche chiuso, quindi vi faccio un pochettino vedere quello che bisogna fare. E siccome diciamo che questa volta è quella che mi interessa di più, inizio a fare quantomeno i primi blocchi del muro, anche per avere io un'idea stessa del contorno e come verrà. Ecco, inizialmente quindi continuo a pezzare i blocchi fino a che non finiscono completamente. Ok, qui trovo un bel po' di animali, pecore, eccetera eccetera. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Spero che il mondo vi sia piaciuto, anche un po' quello che ho fatto oggi. Ci rivediamo alla prossima puntata e penso che andremo finalmente a esplorare le miniere. Ciao! I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'm a